per la ristorazione, Massimo Sacco, quindi lo facciamo entrare, che ci saluta. Buonasera Massimo. Non ti sentiamo. Volevo vedere se eravate attenti, quindi buonasera Antonio, buonasera Alessia, buonasera a tutti quanti. Buonasera Massimo, ben trovato. Io voglio darti il benvenuto, è un onore per noi averti ospite in questa nostra rubrica settimanale, anche se oggi per motivi di lavoro, insomma, la nostra guida non ci sarà. Speriamo di essere all'altezza della situazione. Intanto cominciano ad arrivare le persone, salutiamo tutti, salutiamo Paul che ci ha già raggiunti, un affezionato come sempre, come ogni Ciao. lunedì. Alessia, avevi finito con Massimo per la presentazione? Vogliamo conoscerlo un po' meglio? Sì, che passiamo la parola a lui. Spiegaci un po' quello che fai. Come hai detto te, Alessia, sono un consulente, un coach per la ristorazione e sono un formatore. Faccio questo lavoro da 10 anni, diciamo che faccio la ristorazione da una vita e non voglio fare altro, voglio fare questo lavoro perché mi piace davvero tanto. E da una quindicina d'anni faccio il consulente e il formatore proprio nell'ambito della ristorazione. Qualche anno fa ho capito che c'era la necessità di incidere maggiormente con le persone, quindi ho sentito proprio la necessità di formarmi come coach, tant'è che qualche anno fa ho preso un diploma certificato International Coach Federation. E questo è quello di cui mi occupo. Le aree di intervento non sono ovviamente le ricette. Non do ricette, come dico sempre, ma mangio che è una meraviglia. Quello di cui mi occupo io è proprio contabilità analitica, controllo di gestione, marketing, quindi tutto quello che molti ristoratori in Italia trascurano. Bene, Massimo, ottimo, è un piacere. Ci onori della tua presenza oggi e vorremmo mostrare. L'argomento di oggi è quali sono i numeri da avere sotto controllo nella ristorazione? Quindi sarai un valido aiuto per spiegare quali possono essere tutti questi numeri da tenere sotto controllo. Noi, come al solito, abbiamo preparato delle slide che riassumono semplicemente i concetti di quello che può essere tutto questo controllo numerico, questo cruscotto che l'imprenditore della ristorazione deve avere sotto controllo quotidianamente. Quindi per snellire un po' la cosa, quindi partiamo con la presentazione delle slide, però come sempre avremo un dibattito aperto anche con le persone che commentano da casa. In questo momento saluto Emanuele Vitellino che, come ogni lunedì, è presente. Buonasera Emanuele. E condivido lo schermo con le slide che abbiamo preparato. Quindi la puntata di oggi è taglionetto. Non so se vedete. No. Ancora. Non abbiamo. Ok, solo un attimo che. E il bello della diretta è c'è sempre l'emozione della prima volta, no? Poi la Nel frattempo cosa? tecnologia. Ah, ecco. Adesso ci siamo, quindi siete presenti con taglionetto. Ecco, partiamo con le slide. E Alessia, se vuoi fare l'apertura di questa puntata di taglionetto. Sì, come leggiamo, Pitagora disse, i numeri regnano sull'universo, quindi tutto intorno a noi ci sono numeri, ogni giorno produciamo numeri, nella ristorazione ne facciamo talmente tanti che quasi ci fanno impazzire, certe volte non riusciamo a metterli in ordine, non riusciamo a trovare una quadra, no? Una situazione dove questi numeri poi ci parlano e ci danno dei risultati, ci danno anche dei consigli, ci danno una strada da seguire. E noi diciamo che vogliamo un po' fare questo, vogliamo andare a dare un po' un ordine, anche una sorta di piccola strada. Sicuramente in un'ora, cioè, non si riesce a dire tutto, non si riesce a fare, ad andare ad approfondire, però si può già dare una spolverata su tutto quello che è importante per la gestione dei ristoranti, i numeri che
che si possono utilizzare per gestire al meglio il nostro ristorante. Come vedete, sotto questa frase c'è una sorta di cruscotto. Ecco, noi con ad esempio quello è una base di cruscotto di Food Costing Cloud, dove abbiamo appunto tutto sotto il nostro controllo. Abbiamo dei risultati che ogni giorno arrivano dal nostro ristorante, dove abbiamo i costi, i ricavi, la distinta base. E continuiamo con tutto quello che insomma i numeri. Esatto, il ROI, il ROS, le incidenze, i ricavi medi, le performance, le KPI, insomma, sono tutti indici, diciamo, statistiche, che ci permettono appunto di fare delle scelte, intraprendere dei percorsi, oppure anche modificare la nostra strada, oppure anche scegliere di dire basta, perché non abbiamo quello che vogliamo avere anche da un'attività, cioè anche un guadagno. Esattamente. Come dici tu, Alessia, è importantissimo avere un'attenta, conoscere tutti questi parametri che abbiamo visto cadere a cascata davanti a noi. Per tante cose ci teniamo a specificare che non sono parolacce, sono semplicemente degli acronimi che indicano delle cose che magari non conosciamo e che possiamo andare a valutare in questo momento. Quindi una delle risorse, delle cose più semplici ed efficaci del funzionamento dell'impresa, quindi, è considerare i legami che ci sono tra costi sostenuti, volumi prodotti realizzati e risultati economici conseguiti. A questo proposito volevo fare una domanda a Massimo. Massimo, per quanto riguarda l'organizzazione di un ci sono sempre queste problematiche per la diretta, mi scuso, non sono molto pratico. Per quanto riguarda l'organizzazione manageriale all'interno delle attività di ristorazione in Italia, sia importante avere controllo, diciamo, a livello numerico di tutte quante le performance di un'attività di ristorazione, sia che sia piccola o che sia grande. La dimensione, così come il livello, non importa. I numeri sono fondamentali perché sono l'unica cosa che ci permette di capire la direzione che sta prendendo la nostra azienda. Innanzitutto, la prima cosa che secondo me bisogna mettere in chiaro è che il ristorante è un'azienda a tutti gli effetti, e non trattarla come tale è grave, perché poi la ripercussione, come spesso accade in Italia, perché spesso e volentieri le aziende di ristorazione sono gestite a livello familiare nella maggior parte dei casi, e un'attività di ristorazione che va male ripercuote o fa percepire i propri umori anche oltre le mura della ristorazione, del proprio ristorante. Quindi è fondamentale tenere i numeri sotto controllo, perché i numeri, innanzitutto raccoglierli, sapere quali numeri raccogliere, perché non tutti vanno raccolti e non tutte le realtà devono raccogliere gli stessi numeri, a seconda delle realtà, dei segmenti di clientela, di come impostano i costi. Insomma, i numeri sono importanti da tenere sotto controllo, ogni realtà è a sé, e i numeri ci indicano la strada. Saperli leggere e interpretare nel modo giusto ci permettono di prendere decisioni più sagge. Negli anni Ottanta era tutto facile, perché l'istinto regnava sovrano, ma c'era anche una situazione totalmente differente da oggi. Oggi abbiamo la fortuna di avere strumenti che ci permettono di conservare, di ricevere numeri e trasformarli in dati, e questi dati ci permettono di aiutare l'istinto a prendere decisioni in maniera più ponderata. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è fondamentale, a prescindere dalla dimensione dell'attività di ristorazione e a prescindere dal livello, dalla trattoria al ristorante pluristellato. Ottimo, ottimo Massimo. Quindi
Possiamo tornare quindi alle nostre slide. E, insomma, abbiamo dei numeri quotidiani, come diciamo sempre, abbiamo, i numeri possono avere due valori, quindi un valore diretto e un valore indiretto. Ovviamente sul fatturato giornaliero, insomma, guardare quel singolo numero rimane tale. Non possiamo spiegare altro perché non c'è nulla da intraprendere, se invece da interpretare, chiedo scusa. Se invece vogliamo analizzare il ricavo medio, allora è un numero, quello che posso valutare è un numero non diretto ma indiretto e ha è soggetto a tanta interpretazione da parte nostra. Quindi i numeri che dobbiamo tenere sotto controllo quotidianamente sono i coperti, ovviamente divisi per servizio, divisi per quindi pranzo, cena, brunch se facciamo brunch, aperitivo, quant'altro, quindi divisi per giorno della settimana, divisi per settimane, divisi per mesi, divisi per anni, il numero dei piatti venduti e il numero dei drink venduti, il ricavo medio per coperto, il costo del personale, la produttività oraria del personale, compreso le ore del proprietario, della persona, del titolare dell'attività commerciale. E non so se voi siete d'accordo su questa cosa. Alessio, Massimo. Io assolutamente sì, un errore che si fa spesso è non tenersi in considerazione. E questo, ma pensiamo semplicemente al fatto, un ristorante che va bene, io sono il proprietario, non mi considero e magari sono un elemento fondamentale, trovo un elemento valido che può sostituirmi e io ne vado ad aprire un altro da un'altra parte della città. Da quel momento in poi quel ristorante ha un costo in più che io non avevo tenuto in considerazione, che è lo stipendio della persona che dovrà sostituirmi. E questo è fondamentale tenerlo in considerazione. Quindi, ma poi al di là di tutto io sono... in Italia, soprattutto per le società di capitali, c'è la doppia imposizione, no? La società paga le tasse, così come il socio paga le tasse, ci sono i dividendi. E quindi in questo caso è giusto che il socio prenda anch'esso uno stipendio, perché è un soggetto a sé. Per quanto riguarda i numeri da raccogliere, invece, non hai sottolineato, ed è importante secondo me, anche il food cost, perché ci permette poi di avere il margine di contribuzione. E un'altra cosa che io solitamente faccio è quello di andare a nei dettagli sul numero di coperti, quindi che tipi di coperti sono, gruppi individuali, business, perché questo mi permette di lavorare anche poi sulle campagne marketing in maniera più efficace, o magari capire se le strategie di marketing che ho messo in atto rispetto agli obiettivi che mi sono prefissato stanno andando nella giusta direzione. Se punto ai clienti business ma questi non arrivano, evidentemente sto sbagliando la strategia marketing, no? Quindi devo necessariamente rivederla. Però i numeri sono fondamentali, se io non tengo conto sarà difficile per me quantificare o capire se la strategia che ho adottato per raggiungere gli obiettivi è giusta o sbagliata. Andrei a naso, poi d'accordo che è un naso importante, ma non basterebbe. Pienamente d'accordo con te, Massimo. Sul naso importante o sulla raccolta? Pienamente d'accordo con te, con tutto quello che hai detto. Sul naso, purtroppo, sai che c'era un poeta che diceva che ogni faccia ha il suo naso giusto, quindi adesso non mi ricordo il nome del poeta, ma è un dato di fatto questo. Quindi magari cambiando completamente il naso non staremmo bene per niente, quindi va bene come sta. Una cosa che voglio, forse avevo dimenticato di mandare le slide, comunque l'ultima cosa che dovevamo analizzare, quindi è il food cost, tenere sotto controllo, è il food cost preventivo e il food cost consuntivo, come tu dicevi appunto. Sì, fondamentale, sia il preventivo che il consuntivo. Il consuntivo, entrambi, sì, esattamente. Ma andiamo un po' più nello specifico, se io voglio applicare quale delle strategie, in base a quello che sto facendo, che cosa devo analizzare? Quindi analizziamo il fatturato, come abbiamo detto, diviso per giorni e per fasce orarie, quindi per settimane, per mesi e guardando lo storico, l'occupazione divisa per giorni e per fasce orarie, il ricavo medio, le vendite di prodotti e la loro marginalità,
Quindi fatturato per canale di vendita, quindi da dove vengono, dove, a chi vendiamo? Adesso che c'è il delivery, un canale di vendita fondamentale è, sono le vendite online, quindi magari con gli aggregatori oppure con un canale di vendita creato da noi per fare dei delivery, che cosa ci sta dando? Vale la pena di avere il delivery oppure no? Che incidenza ha? Quindi le incidenze dei costi e dei, sui centri di costo e sui centri di ricavo. Non ci dimentichiamo che di base dobbiamo essere, dobbiamo ricordarci che tutti i centri di ci sono, come, siccome un ristorante è organizzato come un'impresa, come un'industria, abbiamo dei centri di costo e dei centri di ricavo. Quindi tutti i centri di costo che alla fine sì, sono la stessa entità, perché facciamo degli acquisti, trasformiamo della materia prima per essere rivenduta. Quindi la pizzeria è allo stesso tempo un centro di costo ed un centro di ricavo. La stessa cosa anche per la cucina. Adesso dobbiamo andare ad analizzare per gli altri centri di produzione o di servizio. Dobbiamo andare ad analizzare realmente che cosa fanno, cosa succede con i miei investimenti, se io riesco a fare utile, non faccio utile, in che percentuale faccio utile, quale reparto mi fattura di più. Queste sono tutte queste domande che ci dobbiamo porre per portare avanti in un certo, in un modo molto analitico la nostra azienda di ristorazione. Io penso che in Italia, e ti chiedo conferma Massimo, a te come ospite in merito a questa cosa, in Italia il modo di fare questa analisi numerica è largamente diffuso o resta solamente a vantaggio delle grandi aziende che operano nel settore della ristorazione? Da quando sono partito, ormai 11 anni fa, e quindi mi sono affiancato a Vincenzo, che ovviamente era, faceva già questo da un sacco di tempo, e da allora ad oggi sicuramente il mondo è cambiato, parlo in Italia, quando parlo di mondo parlo quello italiano, perché all'estero qualcosa di differente c'è, ma è sicuramente cambiato, quindi c'è più sensibilità rispetto ai numeri, ma siamo ancora davvero molto lontani. Davvero tanto lontani, noi siamo ultra focalizzati sul prodotto e il poco sulla contabilità analitica o sul controllo di gestione, che in realtà, come abbiamo detto fino adesso, sono una parte pulsante di qualsiasi azienda, compreso quella di ristorazione. Quindi ti direi che sono tremendamente ottimista per rispondere alla tua domanda, ma siamo ancora ben lontani dal vedere le attività di ristorazione come vere e proprie aziende. No, sono d'accordo. Poi anche, secondo me, anche una questione un po' di strumenti e di confusione su quali strumenti utilizzare, perché avere una base di strumentazione anche al ristorante, sia che ti conteggia tutto quelli che sono i tuoi coperti, i tuoi ricavi, i tuoi costi, e anche perché, diciamoci la verità, siamo sempre un po' in Italia siamo sempre un po' andati a spanne con le ricevute cartacee, con le comande col taccuino, e piano piano ci stiamo evolvendo verso una situazione un pochettino più complessa, più evoluta anche in questo settore. Quindi secondo me la strumentazione giusta ci permette poi anche di andare avanti su tutto quello che è la gestione di tutti questi numeri. Verissimo. Sì. Verissimo, ottima osservazione. Mi è capitato spesso di intervenire e sentire gli istruttori dire no, ma io lo faccio già, e poi magari vai a controllare solo dei fogli con dei numeri messi a caso, con strumenti scaricati da qua e da là, ma senza né arte né parto, senza testa o coda. Sì, diciamo che lo vedo come un aspetto positivo, quindi si è capito che c'è importanza, che bisogna farlo, almeno non tutti, ma un po' sicuramente, però non sanno ancora quali strumenti utilizzare, quindi partono da Excel e poi da lì magari provano ad abbozzare un'idea, ma non hanno neanche la strategia su come organizzare i numeri.
e quindi c'è ancora confusione, però è un buon inizio, cioè nel senso, perlomeno è un inizio, no? Credo fosse Aristotele che diceva all'inizio la conoscenza dei propri difetti è l'inizio della guarigione, perché quantomeno hai preso consapevolezza. Esatto. No, poi già iniziare a raccogliere dei dati è fondamentale. In qualunque modo tu lo faccia, però avere uno storico è fondamentale per poi progettare il futuro. Quindi verissimo. È importantissimo. Verissimo. Io penso che arriverà. Tante volte mi sono scontrato anche come te, insomma, faccio questo di lavoro e tante volte mi danno delle risposte, sento delle risposte assurde. Adesso tante volte mi si taccia di essere provocatorio, di lanciare sempre delle provocazioni, però io ho avuto a che fare con dei ristoratori, delle persone che davvero non si ricordano il numero di persone che hanno fatto a pranzo, ma è normale che non ti ricordi, non ti puoi ricordare se non li segni. Cioè, certo. Il numero di coperti che tu devi avere nella tua agenda, rubrica, foglio Excel, te lo devi segnare, è normale, non puoi andare a memoria. Quindi purtroppo, no, ma mi sembra 17, mi sembra 22, l'impressione rimane tale, non può essere valutata, è un'impressione. Quindi la certezza è il numero, e un numero deriva da un controllo e dalla messa in scaletta, in ordine di tante cose. Quindi continuiamo con la nostra presentazione e andiamo, siamo arrivati a... Antonio, un altro aspetto fondamentale, perché, scusami se... Sì, Massimo. Senti? Sì. Ma è una cosa che è successa proprio qualche giorno fa, perché credo che sia il contenitore giusto, no? Food Costing Cloud tiene contezza anche dei costi, no? Quindi qualche tempo fa vado ad un appuntamento con un ristoratore, arrivo lì puntuale al mio appuntamento e aspetto un'ora e mezza che lui mi accolga ed era intento a parlare con un fornitore. Un'ora e mezza per trattare il costo dei flaconcini per pulire i vetri, perché secondo lui quel flaconcino non lasciava gli aloni, quindi era perfetto. Ha trattato per un'ora e mezza per spuntare 10 euro di sconto su 20 flaconcini l'anno. Chiaro? Cioè, questo è avere i costi sotto controllo ti permette di concentrarti su magari i 10-15 prodotti che consumi di più, e quindi in quel caso vale la pena fare una trattativa di un'ora e mezza e fare in modo che il fornitore si alzi dagli stremato per dire ok, ti concedo lo sconto, basta che mi liberi. Ma non uno che ti dà 10 flaconcini, 20 flaconcini l'anno e spuntare 10 centesimi di sconto, no? E questo lo puoi fare se hai contezza, se sai quanto ne consumi, avere anche una certa sensibilità. Io volevo salutare intanto altre persone che si sono aggiunte, come un altro affezionato che è Gianni Petrarolo, quindi ci tenevo a salutarlo. Ti do ragione di questa cosa anche perché che cosa sta succedendo? Ci si rende conto che il materiale di consumo, cioè il consumable, sta raggiungendo delle cifre esagerate per via della normativa anti-Covid, che prima non c'era. Quindi capisco la critica ed è giusta, capisco anche il ristoratore che voglia risparmiare i 10 centesimi perché l'ottica è quella, purtroppo, non è cambiato. Cioè, siamo ancora legati a questa concezione del comprare il bancale perché si risparmiano i 10 centesimi a flacone, a bottiglia o a cartone, a quello che sia. Mentre invece la chiave di risposta, la chiave di lettura, la troviamo in altre cose che andiamo a vedere insieme. Esatto, come l'analisi dei nostri ricavi. Quindi continuiamo con le nostre slide, siamo arrivati a un punto importante, quindi l'analisi totale dei nostri ricavi. Quindi dobbiamo sapere a che cosa ci serve, è un indicatore importante perché ci può servire ad ottimizzare il fatturato. Quindi la formula è: il ricavo medio è dato dal totale delle vendite diviso i coperti totali.
serve, insomma, deve essere suddiviso per pranzo, abbiamo detto, per cena, per settimane, per mesi, e dobbiamo avere uno storico di tutti quanti i nostri ricavi medi per numero di coperto, se abbiamo un ristorante con i coperti, per numero di scontrino, se abbiamo un'attività che non ha posti a sedere e che vende solo da sport. Quindi andiamo a valutare questo, il totale, il ricavo medio in base allo scontrino medio. Molto semplicemente, faccio una parentesi su Food Costing Cloud, possiamo vedere, Food Costing Cloud ci dà tutti questi valori, ci divide il centro di costo dal centro di ricavo, quindi ci dà i ricavi vendite, come potete vedere, da divisi per mese, in percentuale, quindi ci dà anche l'incidenza per centro di costo e per centro di ricavo, ci dà il costo generico. Possiamo dividere, insomma, nel bilancino settimanale, nel tutto quello che è, sono i food da non food, e ci dà quindi anche il margine operativo lordo in tempo reale di quello che stiamo, di ciò che stiamo producendo, quindi se abbiamo se stiamo facendo utile oppure stiamo andando, stiamo perdendo. Se non stiamo marginando, quindi un altro dato importante che dobbiamo tenere sotto controllo sono i coperti e l'occupazione del posto a sedere. È un concetto relativamente nuovo e pionieristico della gestione dei ristoranti. Che cosa significa? Che questo la gestione del revenue management, sto parlando del revenue management, quindi la gestione dei ricavi, è un concetto pionieristico perché ci si è resi conto nel tempo di che cosa? Che la semplice percentuale dei coperti venduti e il ricavo medio forse non bastavano più per poter operare strategicamente, per avere una marginalità maggiore all'interno dei ristoranti. Quindi, che cosa è successo nella testa delle persone che si occupano di restaurant management? Hanno valutato un po' gli studi effettuati in giro per il mondo, nelle università ovviamente, non in giro per strada. E fuori che cosa? Che negli anni 70 è una strategia di vendita. Per quanto riguarda le compagnie aeree, chiedo scusa? Ti sentiamo un po' male a tratti. Sente male? Prova un po' adesso. No. Sì. Come va? Okay. Meglio. Quindi un sistema adottato dalle compagnie aeree per in base alla brava il ticket di aereo, più lontano era dalla data di partenza, più economico comprare il ticket, quindi il biglietto. Quindi l'American Air questo sistema che si chiama RevPash, revenue available per seat per hour, ok? Revenue per available seat hour. Chiedo scusa per il mio inglese, in questo momento sto combattendo con la mia emozione e con tutte queste cose da esternare, e non è facile avere un uditorio web, insomma, per me è abbastanza difficile. Sta andando benissimo. Dopo gli anni 70 questo concetto è stato esportato sia alle automobili, quindi al renting car, che successivamente nei villaggi turistici. Solo negli anni questo concetto viene preso in utilizzo dalla ristorazione. Quindi è utilizzato dalla ristorazione e adesso viene spiegato quindi il RevPash è un di posti a sedere, un indicatore di performance utile per conoscere il coperto divisa in fascia orari. Ok? Quindi si può fare per numero di attività oppure la capacità del ristorante. La formula, se vi può interessare, è l'incasso per
diviso il numero di posti disponibili, cioè quindi le sedie che avete realmente nel ristorante. Dovete capire che se c'è un posto vuoto, quel posto vuoto si divide il fatto sedia che abbiamo riempito. Questa è una cosa fondamentale. Non vediamo le slide, Antonio. Sì? Sì. Non vediamo le slide. Io non so se vedete, le vedete le slide in questo momento, che devo averci un problema con la... Ci sono? Mi sentite? No, non vediamo le slide. C'è un problema. Okay, ma nel frattempo che tu sistemi, magari... sono le slide? No, non si vedono le slide. Nel frattempo che cerchi di sistemare la cosa con le slide, hai parlato di margine operativo lordo prima, no? Che è una cosa molto interessante. E generalmente questa cosa in passato si riusciva a fare a distanza di mesi, no? Magari un mese, quelli veramente proprio bravi, bravi, lo facevano una volta a settimana, ma veramente con gran fatica. Averlo giornalmente, in tempo reale, ci permette di avere un vantaggio competitivo rispetto alla nostra concorrenza senza precedenti. Ma perché? Perché se io ho lavorato sul budget e ho predisposto una soddisfazione aziendale, poniamo caso, del 20 o del 25%, sapere che oggi non l'ho raggiunta, che magari anziché il 20 ho realizzato il 19, il giorno dopo posso organizzare un brief con tutti i miei ragazzi e spingere sulle tecniche di vendita. Magari ho fatto anche il food cost, anzi sicuramente se tengo conto del margine operativo lordo, sicuramente ho realizzato il food cost, so i piatti che magari marginano di più, e quindi spingere le vendite attraverso le tecniche di vendita che io da bravo manager ho trasferito ai ragazzi, e quindi recuperare il punto perso. Quindi il giorno dopo non dovrò fare il 20%, ma il 21%. E questo è un vantaggio competitivo senza precedenti, è quello di cui parlavamo prima, no? Avere contezza dei numeri. Cioè smetterla di essere una macchina che va a fare spenti al buio in discesa e iniziare ad accendere le luci. Perché? Perché questo ti permette di evitare un ostacolo nel momento in cui si presenta. Poi iniziamo a camminare, a cercare strade più tranquille da percorrere. Ma intanto accendiamo le luci e cerchiamo di evitare gli ostacoli. Poi invece volevo rispondere a un... non riesco a vedere l'utente, come si chiama, vedo solo Facebook user, che dice le dinamiche che si generano in un'azienda come un ristoratore sono ancora poco recepite nei ristoratori di una parte del paese. Già se si va verso Milano le cose cambiano in maniera prepotente. Non sono proprio d'accordo. Cioè non è vera questa cosa, cioè non è vero che più al nord che al sud, o Milano... più su tutto. È vero che ci sono sicuramente persone che sono più sensibili, ma la ristorazione è un paese talmente che muove talmente tante persone che la persona che è competente a Milano domani potrebbe essere in Sicilia, quindi le competenze le porta con sé in Sicilia, quindi sono le persone oggi che fanno la differenza nella ristorazione, ma in genere nelle aziende. Più volte si è detto che le materie prime sono disponibili in egual misura per tutti, così come le attrezzature. L'unica cosa che fa la differenza sono le persone, no? E quindi loro, anche i numeri, noi possiamo essere bravi a conservarli i numeri, ma poi il talento sta nell'interpretarli, e conservarli nel giusto modo sicuramente ci semplifica tantissimo di quel lavoro, ma poi avere anche la preparazione, e per questo contenitori come questo dirette come taglio netto permettono di rendere le persone più preparate verso determinati argomenti, e quindi imparare anche a leggere e interpretare i numeri e poi muoversi all'istinto. Comunque le persone sono quelle che fanno la differenza, non sono nord o sud. Io non credo molto a queste distinzioni. Sono molto d'accordo, anche perché tanti nostri clienti veramente ce l'abbiamo da tutto il paese, cioè non è che hanno deciso appunto di seguire tutta la loro attività su con Food Cost in Cloud. E il fatto che dicevi tu appunto di avere una visuale giornaliera è molto importante. Infatti anche quando abbiamo fatto vedere prima un'immagine, appunto l'immagine di Food Cost in Cloud e della situazione annuale,
però è possibile farlo mensile, settimanale, ma soprattutto anche giornaliera, quindi tu esattamente quel giorno sai esattamente in che situazione sei. Puoi anche attuare delle strategie per la settimana, per il mese, per l'anno, eccetera, per andare a sistemare le cose. Intanto salutiamo Carlo, vedo che è arrivato Carlo, Pino, un sacco di gente, Francesco. Sì, e anche Carlo, buonasera Carlo, grazie per il tuo commento. Volevo continuare con le slide, se insomma l'argomento di discussione siamo che il cambiamento è legato alle persone, bisogna cambiare, bisogna essere pronti a ricevere i nuovi input per uno snellire i tuoi procedimenti all'interno della tua attività, due insomma avere il controllo della situazione senza andare a appellare tutto quello che c'è da fare, scartoffie varie, fatture ricevute o altre cose, oppure continuare a lavorare solamente col cassetto quotidianamente. Frutta, domani mattina pago la bolletta della corrente, dopodomani senza avere, dopodomani fa notizia della tua capacità finanziaria. Quindi ritornerò per andare avanti. Ecco. Siamo. Quindi stavamo parlando del RevPush. Non compaiono? Non ancora, no. Non Eccola. Chiedo scusa. Siamo usciti di nuovo, c'eri. Sì, ci sono, ok, solo un attimo. Ok, mi date voi, riusciamo a far vedere queste slide, quindi. Eccoci, clicca. Mi compare, no? Che non riesco più a vedere. Adesso sì, adesso sì. Ok, quindi c'è una, ecco, con la zona intensifica di fluido probabilmente c'è un problema di sessione. Stavamo parlando dei coperti e dell'occupazione del posto. Un primo esempio di come si calcola il RevPush. Analizzare la redditività di tre ristoranti differenti. Abbiamo i ristoranti, i valori sono il fatturato, il numero di ore di apertura, i coperti disponibili e i coperti disponibili, il numero di sedi che avete a disposizione, i coperti venduti e quante volte vi ruota. Una prima cosa che possiamo trovare è il medio, quindi è dato dal fatto il numero dei coperti, semplicemente ci dà che questa fetta prendiamo per ogni persona che entra, molto semplice. Se a questo andiamo a raggiungere, sì, provo un attimo a guardare la commissione. Non ti sentiamo più. Attimo, guarda. Ci siete? Eccoci. Ma ci deve essere qualche problema serio con la connessione oggi. Non capisco perché non si genera mai questo problema. Insomma, di solito. Provo a condividerla io la slide. Aspetta. Vediamo se riesco.
Vedi? Sì. Sentite? Vedete la slide? Sì, ok. Le slide le vedo bene, perfetto. Quindi, se passiamo alla successiva, quindi la percentuale è per le ore di apertura, quindi avrei una percentuale di del nostro ristorante, e qua potete vedere la differenza fra il numero 1 e il numero 3. Quindi abbiamo capacità diverse, abbiamo una capacità di occupazione, ricavo meno. Da quest'ultima formula, che nonostante il ricavo medio sia calato, grazie all'azione, tutti e tre i ristoranti hanno avuto una media di 20. Utilizzo di poterlo spiegare bene al nostro pubblico. Dalle scelte che si possono avere nei nostri ristoranti, che penso è versatile, e si può andare ancora più nel dettaglio usando. Antonio, non si Sente sente bene. male. Credo che tu abbia un problema di connessione, forse conviene più andare a braccio. Devo ripetere la giornata? Da domanda? Qua. Vedete? Aspetta. Mi sentite? Sì, io ti sento benissimo. Ci siamo? Io ho liberato le barriere che avevo fatto il wifi. La connessione per me risulta purtroppo non. Sì, anche le social abbiamo dei problemi di connessione, ma non lo so. Possibilità, capacità tecniche per migliorarle. Tema con le slide possiamo interrompere. E, insomma, apriamo con i nostri che ci stanno intanto facendo delle domande in merito a dicendo prima. Quindi, dicevo, Massimo, tu cosa pensi di questo strumento? Che mi sembra essere abbastanza versatile, insomma. Allora, al di là di tutto bisogna dare atto che sicuramente c'è la necessità di raccogliere le informazioni. E se come strumento, perché ti sento veramente malissimo, intendi Food Costing Cloud, è sicuramente un aiuto incredibile per ristorazione. Chi di noi fa consulenza sa che nel panorama ristorativo esistono un sacco di software per la gestione, la presa delle comande, ma nel momento in cui si va nel back office, quindi nella gestione dei numeri, si incasina veramente tutto. Se poi ci aggiungiamo anche la gestione del magazzino, diventa veramente un terno all'otto riuscire a portarla a casa. E Food Costing Cloud invece mi sembra un ottimo strumento per poter gestire l'attività di ristorazione semplicemente con un clic, averla sempre sotto controllo, averla sempre a portata di mano. È complesso, cioè, o meglio, è facile da utilizzare, probabilmente c'è da lavorarci sopra, no? Un'azienda non si costruisce da zero, ma soprattutto ogni ristorante ha i suoi propri piatti, ha le proprie ricette. È uno strumento che va riempito con i propri dati e con le proprie risorse, ma questo è quello che si farebbe con qualsiasi altro software, con la differenza che qui, conoscendo Vincenzo, c'è lo zampino di un manager con tantissima esperienza e con un sacco di errori,
già realizzati e messi da parte. Chi come noi ha lavorato in maniera operativa, gli errori li ha già sperimentati tutti, quindi magari ne possiamo mettere di nuovi, ma sono a un livello veramente altissimo. Io credo che Food Cost in Cloud sia semplicemente il succo dell'esperienza e degli studi di anni di professionisti che hanno misurato il campo e non che lo hanno semplicemente teorizzato. Quindi indubbiamente, se ti riferisci a questo, è uno strumento valido, perché è quello che ognuno di noi fa quando interviene in un'attività, si confronta, trova realtà, nuovi spunti e realizza strumenti nuovi. In questo caso sono racchiusi in un unico strumento. Massimo, ti ho sentito attratti, ma adesso anche il computer mi sta dicendo che ho una pessima connessione. Purtroppo non dipende da me. Io vorrei cedervi la parola, visto che sono intermittente, per andare ad analizzare ancora gli ultimi due punti, Alessia. Se vogliamo parlare della marginalità del return on investment e del return on sales, visto che non abbiamo parlare del reparto un'altra volta, almeno volevo parlare questi indicatori di ritorno dell'investimento e di capacità di spesa. Se puoi anticipare le slide. Vedete le slide? Vedete le slide? Sì, un attimo, le mettiamo in condivisione. No. Anche a me sta dando problemi. Ah, ok, perfetto. Se metti in condivisione le slide, allora, quindi c'eravamo fermati qua, RevPash, quindi ricavo medio per occupazione, quindi ricavo in base alla percentuale di occupazione, ok? E poi possiamo fare la stessa cosa diviso per fasce, quindi avere il nostro ricavo medio per occupazione anche il giorno della settimana. Questo è importantissimo perché ci permette di andare ad analizzare quali posti, in quale giornate facciamo un ricavo maggiore, in quale fascia oraria, e quindi poter andare poi a fare delle strategie di marketing, giusto? Ma anche sentite? Riguarda le strategie del personale, cioè anche in base a questi valori che sono chiari, tu puoi andare a caricare anche il tuo personale sulle ore di cui hai più bisogno, quindi non c'è necessità di far andare a lavorare tutti alla stessa ora. Quindi il labor cost può scendere notevolmente, può essere una strategia per disegnare. Giusto, Massimo? Massimo? Assolutamente sì, può non necessariamente scendere notevolmente, ma essere distribuito in maniera razionale, quindi ottimizzare il labor cost, perché a volte succede che accade un disservizio perché non abbiamo considerato bene alcune dinamiche e magari lo abbiamo sovraccaricato in un periodo in cui il lavoro era abbastanza lento. In questo modo è un altro modo per misurare le performance, in questo modo abbiamo contezza dei flussi di lavoro e quindi anche la distribuzione del lavoro e di conseguenza anche i costi. E infatti noi andiamo a vedere quindi, anche vogliamo continuare? Esatto, sì. Anche questo è il ricavo medio del personale delle vendite, quindi anche che cosa ci serve questo? Ci permette di capire come sta funzionando il nostro ristorante in termini di produttività, quindi il nostro personale delle vendite come sta andando in base all'incasso e alle ore lavorate sul totale. Quindi si deve fare per singolo dipendente, quindi anche il proprietario è importantissimo, come diceva prima Massimo, è importante che sia il proprietario ma anche i soci siano remunerati, cioè che ci sia un'entrata lì con tutto il lavoro che fanno,
Quindi è importante questo, non si lavora solo per la gloria nei cieli, come dice sempre, diceva sempre una mia professoressa. E quindi è importantissimo questo, andare anche a mettere le ore e deve esserci appunto un rientro in fatturato. E quindi questo ti permette di andarlo a misurare. E poi anche le incidenze per centri di ricavo, quindi come parlavamo prima, ci serve per capire la nostra marginalità, quindi quanto noi guadagniamo alla vendita del nostro piatto, quindi il food cost. Cosa ci serve? È importantissimo, ci serve avere la distinta base, cioè andare a calcolare esattamente il costo del nostro piatto in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto appunto con la ricetta andare ad avere le varie grammature del piatto e i costi che questo piatto ci scarica dal magazzino. Ok, ci siete? Sì, siamo in silenzio, siamo assorti, si sente un po' meglio adesso? Riusciamo a sentirci? Sì. Ok, perfetto. Sì. Quindi la distinta di base rimane una cosa fondamentale e molto importante. Perché? Perché è la base che ci aiuta, che ci genera tutti i diversi indicatori che danno quei parametri che possono mostrare immediatamente come sta andando la nostra attività. Quindi non dimentichiamo che una cosa molto importante, il concetto di break even point va applicato sia all'azienda, quindi il punto di pareggio, l'incontro fra i costi fissi e l'area dei costi fissi, ecco Alessia ci ha mostrato la diapositiva, quindi il punto zero va applicato sia alla nostra attività ma anche al nostro singolo piatto, quindi come la nostra attività, anche il piatto è composto da costi fissi, da costi variabili, quindi il punto di pareggio è punto zero, da lì comincia l'area di profitto. Noi riusciamo, in base alle nostre strategie, a poter allargare quell'area di profitto, quindi allargando quella forchetta che si trova alla destra della punto di pareggio, allargare che cosa? Con qualche strategia che possiamo inventarci possiamo allargare questa area di profitto. Quindi Food Costing Cloud ci permette di guardare in tempo reale, quindi grazie alla distinta di base che ha all'interno con un algoritmo, ci riesce a far sapere anche il break even point del piatto. Quindi in questo caso la slide che abbiamo in sovraimpressione riporta in 13,08 il break even point di questo piatto. Una volta applicato questo prezzo, sappiamo già che noi siamo rientrati con il costo della materia prima e con il costo dei costi fissi. E con i costi fissi. Quindi da questo momento in poi tutto quello che facciamo andiamo a marginare. Ovviamente sappiamo che i margini poi sono soggetti a tassazione e sono soggetti ad altre cose, ma intanto non stiamo perdendo sul costo del piatto. E permettetemi se lancio ancora una volta una provocazione. Tante persone questo concetto non ce l'hanno ben chiaro, tanti ristoranti questo concetto non ce l'hanno ben chiaro, almeno arrivare a punto zero, da là in poi cominciamo a marginare. Quindi andare avanti con quindi Food Costing Cloud ci dà la possibilità di elaborare il break even point e poi oltre il cruscotto diciamo generale che è quello non può esulare da un'azienda, dalla visione di un imprenditore della ristorazione moderno che vuole avere una ristorazione di successo, possiamo scegliere più nel dettaglio con l'elaborazione dei KPI differenti per in base a ciò che vogliamo andare a controllare e a verificare e a migliorare. Quindi uno dei KPI importanti sono il ROI, uno è il ROI e un altro è il ROS, quindi c'è il return on investment che è un indice di redditività per reparto
Quindi, che cosa serve? Se ci esprime quanto rendi il capitale investito dall'azienda, cioè, ok, detta in parole molto molto spicciole, ho comprato del pesce, ci ho fatto 20 piatti, quanto ha guadagnato su questa materia prima che ho comprato? Quindi, l'indicatore di il return on investment ci dice, in base alla formula di marginalità fratto fruit cost per cento, la percentuale di ritorno dell'investimento. Quindi è una cosa molto semplice, scende ancora nel dettaglio per tornare a quello che ho detto prima dell'analisi dei centri di costo e dei centri di ricavo. Io ho due prodotti, ho carne o pesce, voglio sapere quale dei due sull'utile mi fa sull'incasso mi fa marginare di più. Quindi utilizzo questi KPI che sono il ROI e l'altro è il ROS, il return on sales. Quindi, se passiamo alla slide successiva, troviamo anche l'altro KPI molto importante da tenere sotto controllo, che è dato dal rapporto tra il reddito operativo e i ricavi di vendita. Quindi, food cost fratto ricavi totali per cento. A che cosa ci serve? Ci serve in città che all'azienda di generare i profitti netti sulle vendite. Quindi, ok, ho comprato carne, ho comprato pesce, dove ho guadagnato di più? In quale reparto? Una pizzeria che ha anche la cucina? Ok, vendo tutte margherite, vabbè, ho la cucina che mi vende la pasta e ho anche delle carni, la carne non si muove. È il caso di trovare una strategia per vendere la carne o è il caso, magari il mio ristorante appartiene a una categoria dove il cliente ci viene solo per la pizza, quindi devo elaborare un'altra strategia oppure devo eliminare delle portate che non venderò mai, insomma dipende tutto dalla situazione. Massimo, l'utilizzo dei KPI, insomma, come lo vedi? Come strategia di aumento dell'utile, non del fatturato, perché sappiamo benissimo che anche se abbiamo una sala piena, possiamo avere dei problemi con il fatturato perché si genera un fatturato non sano, un fatturato malato, che è pieno di costi. Verissimo, spesso ci è capitato di intervenire in aziende dove magari erano pieni tutte le sere, ma erano prossime alla chiusura ed erano proprio gli errori che stavi rimarcando. Sono assolutamente fondamentali. In realtà i KPI, o meglio, bisognerebbe iniziare a misurare tutto quello che si può misurare, non solo quello di cui stiamo parlando noi, ma anche il tempo che ci si mette per cuocere. Per produrre da zero un piatto, per esempio, o il lavaggio delle stoviglie, qualsiasi cosa che si può misurare andrebbe misurata in un'attività di ristorazione. Poi mi rendo conto che qui siamo vicini al maniacale, siamo ancora lontani dal far capire questi temi e sarebbe ancora il passo successivo, quello evoluto, no? Quindi, però sono tremendamente d'accordo con te. Anche se mi accontenterei francamente che usassero le distinte basi che per esempio possono standardizzare i processi produttivi, possono standardizzare la qualità, standardizzare i costi, standardizzare le quantità, la presentazione, il prezzo. Quindi già usare una distinta base è uno strumento per la produzione senza precedenti e a tutto quello poi si innesca una serie di lavori successivi che permettono di performare il ristorante probabilmente come non si è mai fatto prima d'ora. Quindi non posso che essere d'accordo con tutto quello che hai detto fino adesso. Bene, allora purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito e mi dispiace per l'inconveniente tecnico e per, non so se mi sentite ancora a tratti per questa cattiva No, connessione. Lascio la adesso parola ad vai. Alessia e spero che avremo modo per riaffrontare questi argomenti in un'altra puntata di Taglionetto. Lascio la parola ad Alessia che chiude come sempre con una frase di qualcuno che vuole, insomma, che ha dato un contributo più forte di noi per il momento alla gestione di queste cose che vogliamo dire. Allora, c'è qualcuno su Twitter che dice tutti bravi a calcolare la distanza tra due punti, ma unirli quello riesce a poche. Ecco, io sono d'accordo, ma in parte perché
È facile fare dei calcoli, è facile anche trovare dei numeri, unirli si riesce a fare con gli strumenti giusti, quindi è importante trovare il proprio strumento e fare in modo che questo strumento ci parli e ci dà le risposte, meglio ancora se si riesce a fare da sole, ecco, senza strumenti, ma appunto pochi ci riescono, quindi se c'è qualcuno che ce lo fa per noi è importante, ecco, se torno così li vedo. Bene. Siete d'accordo? Signori, io siamo d'accordissimo. Sì, io direi, avrei sintetizzato dicendo tutti bravi a cucinare bene, ma gestire il ristorante è lì che è fondamentale. Esatto. Per sintetizzare. Grazie mille, Massimo. Grazie a voi, grazie per avermi invitato, è stato un piacere essere vostro ospite. Un saluto a Vincenzo che sicuramente sentirò nelle prossime ore. Intanto vi auguro una buona serata anche ai vostri assidi ascoltatori a questo punto. Sì, anche noi facciamo lo stesso saluto a tutti e ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato. Grazie per essere intervenuto, Massimo. Buonasera a tutti, appuntamento a lunedì. Altra puntata di Taglionetto. Buonasera. Grazie a tutti. Food Costing Cloud. Tutto il controllo che vuoi in un unico posto.